Oggi, 9 dicembre, ci troviamo qui in via Caracciolo per la manifestazione della ristorazione. Siamo qui con il proprietario di Antonio Antonio, portavoce dei ristoratori. Perché questa manifestazione? Perché siamo stanchi. Siamo stanchi di combattere, siamo stanchi di non ricevere risposte, siamo stanchi di essere dei precari, in quanto non riusciamo più a fare dei programmi. Abbiamo paura per le nostre attività. E oggi, a memoria storica, è la prima volta che oltre 40 aziende chiudono, scendono in piazza con i propri dipendenti per una protesta civile e si posizionano sul lungomare più bello di Napoli, per il quale noi siamo pronti a combattere e per il quale noi siamo pronti a farlo risorgere. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di incominciare a interfacciarci con l'amministrazione, sono quelli di organizzare il lavoro sempre meglio, sono quelli di offrire ai turisti un'immagine pulita di Napoli, un'immagine della Napoli laboriosa che è quella che poi noi siamo. Quindi quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione, è la prima cosa, deve essere quella di metterci in condizione di lavorare serenamente in modo che possiamo programmare anche per il futuro, anche perché noi vogliamo investire, vogliamo continuare ad investire, siamo pronti, ci siamo consorziati, esistono due consorzi, che uno è il consorzio Borgo Partenope e un altro è il consorzio Caracciolo Mergellina, dove sono raggruppati un po' l'eccellenza di questa città. Pensate che oggi anche i ristoranti più famosi, e anche in questo momento riceviamo telefonate ed attestati di solidarietà da parte dei nostri colleghi che diranno che stasera non aprono, in segno di solidarietà nei nostri confronti. Quindi quante persone sono coinvolte in questa manifestazione? In questo momento abbiamo circa un migliaio di dipendenti che hanno srotolato 4 chilometri di fascia nera, abbiamo partecipato al funerale del turismo, ma era quello che ormai sapevamo tutti quanti da tanto tempo. Perché questa manifestazione? La manifestazione è stata organizzata per l'inefficienza comunale in tutte le sue forme, dal disciplinare per le varie occupazioni di suolo, per diciamo, un piano urbanistico diverso, dai marciapiedi, dal passaggio delle auto, perché non è possibile che comunque i clienti mangino con le auto parcheggiate chiaramente addosso. Non esiste in nessun lungomare del mondo a partire da Barcellona. Come diceva il presidente Chiosi, basta parlare però di modello Barcellona, parliamo del modello Napoli. Infatti noi esercenti, circa 40, con i nostri dipendenti, con i fornitori e con i distributori, siamo autotassati, abbiamo raccolto circa 1 milione di euro al fine di promuovere una campagna eventi che partirà da maggio a settembre con varie occupazioni di suolo e promossa in tutte quelle che possono essere le città italiane, oltre che quelle internazionali, almeno europee, al fine proprio di far arrivare dei turisti a Napoli che possono, ecco, risollevare quello che è l'economia stessa della città. Quindi gli obiettivi? L'obiettivo sono appunto di far cambiare il disciplinare, che è importante per tutte le attività, perché il lungomare di Napoli noi ristoratori rappresentiamo l'eccellenza napoletana. Quindi il primo obiettivo è allelo tecnico, appunto stessi i tecnici nostri che abbiamo incaricato hanno redatto un piano urbanistico differente rispetto a quelle che possono essere le leggi, le delibere che sono attualmente molto restrittive e che al fine danneggiano quelle che sono le nostre attività stesse. In più poi l'altro obiettivo è turistico, quindi portare tedeschi, giapponesi, americani nella nostra città e farli godere lo splendore di questo meraviglioso lungomare con le isole e con i nostri ristoranti. Siamo qui con il presidente del consorzio, Carmine Bucci. Volevamo sapere perché questa manifestazione? Allora, innanzitutto ci teniamo a precisare che questa manifestazione è stata organizzata dai due consorzi, consorzio Borgo Partenope e consorzio Caracciolo Mergellina, ai quali appartengono tutte le attività a partire da Largo Sermoneta fino all'interno del Borgo Marinari, tutti i ristoratori, gli chalet, e insieme hanno voluto lanciare questo grido contro le istituzioni, questo grido contro la città, ma soprattutto contro un'immagine negativa di Napoli, perché oggi vediamo che c'è la stretta assonanza tra Napoli uguale immondizia, però non è sempre questo. Napoli è anche imprenditoria, in questo caso imprenditoria d'eccellenza. Proprio per questo ci teniamo a precisare che gli stessi consorzi hanno organizzato degli eventi, addirittura un programma di eventi per tutto l'anno, proprio per portare qui il turismo.
non ci possiamo affidare più alle istituzioni, ma per un semplice fatto, perché l'imprenditoria viaggia ad una velocità diversa dalle istituzioni, viaggia molto più velocemente e quindi proprio per questo non c'è la possibilità di aspettare l'eventuale approvazione per l'occupazione di suolo, non c'è la possibilità di aspettare l'eventuale autorizzazione di un finanziamento richiesto e ancora non ottenuto, quindi proprio per questo gli imprenditori si stanno autotassando e autofinanziano tutte le attività di promozione del territorio in concomitanza con tutte quelle che sono i tour operator, le navi da crociera e quindi tutto l'indotto turistico. E quindi gli obiettivi? Gli obiettivi sono proprio quelli di incrementare il turismo in loco ed in particolare incrementare la clientela, perché è vero sì che comunque ci troviamo in una situazione dove ci sono gli imprenditori d'eccellenza, però nel momento in cui esce l'immagine negativa di Napoli e nel momento in cui vediamo che purtroppo ormai l'utenza si limita ad uscire solo il fine settimana, le stesse attività hanno costi per un intero periodo che non riescono facilmente a sostenere, quindi proprio per questo c'è da attivare un unico programma di valorizzazione e di sviluppo del territorio per incrementare l'utenza in loco. Quali sono gli obiettivi di questa manifestazione? Ma credo che sia un grido di dolore per testimoniare ancora una volta la poca efficienza di questa amministrazione comunale. Dialogano poco con gli operatori del settore, non riescono a dargli regole certe e sicure e quindi ovviamente mortificano non solo il loro lavoro ma anche tutti coloro che vogliono venire in questa città a visitarla e apprezzarne le qualità. È una protesta che è il risultato di un percorso lungo, di tante richieste fatte all'amministrazione comunale che non sono mai state nemmeno valutate. Purtroppo si rischia ancora una volta di andare avanti in questa città con programmi natalizi spot che non danno nient'altro che solamente un'operazione di facciata che sicuramente non sono strumenti per portare a Napoli turisti. È una città che ha tante possibilità e questa protesta è la prova dell'inefficienza e dell'inefficacia di questa amministrazione che credo che sia giunta alla fine di questo mandato che spero che, voglio dire, possa essere presto avvicendata da persone che invece hanno altre idee e hanno sicuramente la capacità di capire che bisogna unire pubblico e privato per raggiungere obiettivi importanti. Quale potrebbe essere la soluzione quindi? La soluzione dovrebbe essere quella innanzitutto di ascoltare queste persone, ascoltarle però non farle parlare e basta, ma fare i fatti. Fare i fatti significa dargli l'opportunità di lavorare con serenità, affidandogli degli spazi così come era stato preventivamente fatto e richiesto, dandogli l'opportunità di poter organizzare la loro giornata senza vivere quotidianamente con il rischio di subire verbali, denunce, perché ovviamente vivono senza regole e vivere senza regole, tra l'altro sono persone che non chiedono soldi perché vogliono adeguarsi con le loro forze economicamente non chiedono niente, quindi veramente non si capisce. Io credo che sia giunto il momento che questo tipo di proteste debbano essere replicate perché sono proteste silenziose però che hanno di grande impatto sull'opinione pubblica. Speriamo che almeno questa volta riescano a raggiungere l'obiettivo. Perché questa manifestazione? Perché questa manifestazione? Perché l'amministrazione comunale ci fa pagare, non a noi ma ai nostri datori di lavoro, moltissime tasse sulla spazzatura. Il punto più fondamentale è che non riesce a smaltirli, accumulando qua davanti chilometri e chilometri, come in tutta la città di Napoli, questa immondizia. E un turista non si ferma, una macchina scappa via, facendo così diminuisce il nostro lavoro e quindi è la prima problematica. Ma la problematica più importante è quella che non vuole rinnovare l'autorizzazione al suolo pubblico. Facendo così succede che i metri che abbiamo con i tavolini e gli ombrelloni vanno a restringersi. Restringendo questi tavolini e questi ombrelloni si restringe anche il personale. E noi siamo qua per fare in modo che il personale, che è più giovane, che è arrivato a lavorare,
non venga mandato via ma lavori insieme a noi. Questi sono i due problemi più fondamentali che ci sono oggi nella nostra città. Perché questa manifestazione? Beh, guardi Sirina, è una manifestazione che in questo momento porta dei grandi pregiudizi e dei problemi anche su questi nostri imprenditori, cioè sui nostri signori che ci danno la possibilità di lavoro, anche perché loro fanno un discorso di che vogliono rimanere qua a Napoli, vogliono lavorare qua a Napoli, ma almeno che si dia la possibilità di farli rimanere qua. Loro non vogliono andare via, come vorrebbero alcuni di loro, ma mettiamoli in condizioni che ci possono dare lavoro a noi. Se non si fa così, parecchi di noi dovrebbero essere licenziati e sarebbe un problema per tante e tante famiglie che di questo vivono da tanti e tanti anni. Perché questa manifestazione? Perché praticamente non ci stanno rinnovando la concessione per lavorare esternamente sui tavoli e quindi di conseguenza questo mette a dura seria precarietà i posti di lavoro di tanti dipendenti che sono qui a Napoli. Quindi quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono avere questa concessione da parte del comune per così non fare aumentare questo livello di inagibilità e lavorativa, praticamente perdere posti di lavoro e mandare tante famiglie per strada. Quanti potrebbero essere i posti di lavoro che potrebbero essere? Circa sul lungomare sulle 600-700 persone e questo sarebbe un grave danno per tutti noi che lavoriamo in questo settore e che ci prodighiamo per far sì che tutto vada sempre in verso migliore. Quali sono i motivi di questa manifestazione? I motivi di questa manifestazione sono che non vogliono dare il permesso per i tavolini e all'esterno dei ristoranti e poi in genere anche un po' per la spazzatura che magari i turisti che vengono qua a Napoli vedono un po' queste cose bruttissime. Quali sono gli obiettivi? E gli obiettivi è che tutti i locali qui a Via Partenope hanno il permesso per i tavolini e per accogliere i turisti in un modo molto elegante e togliere la spazzatura da Napoli che ci sta uccidendo. Sì. Perché questa manifestazione? Beh, contro i disservizi del Comune di Napoli inerenti alla concessione dei tavoli esterni e per quanto riguarda l'orario di prelevo dei rifiuti. Infatti gli orari vanno a corrispondere proprio agli orari di lavoro verso le 2, 2:30, quando i locali sono pieni. Tutto questo va andare a compromettere praticamente ben il 40% dei posti di lavoro all'interno di un locale, perché levando tavoli fuori tutto non ci va a ridurre l'occorrenza del personale. Di conseguenza, se non si risolvono questi problemi, sono a rischio molti posti di lavoro. Quali sono gli obiettivi? Dobbiamo cercare di risolvere, cambiare una fascia oraria per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e dare una concessione più larga per quanto riguarda i tavoli esterni, ma che sono alcuni dei primi punti. Gli altri sono anche la pulizia della strada, anche se noi ogni sera dopo il lavoro ci prestiamo a pulire tutto, però ci sono anche rifiuti, oggetti che non appartengono alla sporchia, al lavoro del locale. Di conseguenza il comune non fa proprio nulla, se vogliamo.